Anticipazioni Beautiful. Trama puntate dal 3 al 7 agosto 2020. Hop accetta di sposare Thomas. Lunedì 3 agosto 2020. Hop è in lacrime e ribadisce a Liam che ha fatto la scelta più giusta andando a letto con Steffi, che è la sua anima gemella, la donna con la quale deve rifarsi una famiglia. Aggiunge che per lei, per questo motivo, lo ha lasciato, per dargli la possibilità di stare sempre insieme alle sue bambine. Il ragazzo cerca di inventarsi qualche scusa plausibile e ribadisce di non ricordarsi nulla. Non sa come sia potuto accadere. Poi ammette di pensare a una sola donna, quella che è davanti a lui, e di volerla a tutti i costi. Stizzita, la Logan gli fa sapere che adesso deve concentrarsi su Steffi. Quanto a lei, darà una chance a Thomas. Quest'ultimo intanto è insieme alla sorella e le dice che non avrebbe mai dovuto separarsi da Liam, l'uomo della sua vita. All'arrivo di Ridge, lancia l'esca e gli dice che hanno qualcosa da festeggiare. La Forrester conferma, ma invita il genitore a non farsi troppe illusioni, perché il giovane Spencer, resosi conto del passo affrettato, si è recato subito da Hope per chiarire. Ridge le chiede se è preoccupata all'idea che possa ritornare nuovamente a casa di Hope. Lei non sa cosa pensare. Nel frattempo il confronto tra Liam e Hope prosegue senza sosta. A disturbargli arriva Thomas, intenzionato a liberarsi del ragazzo, per avere la Logan tutta per sé. Liam però non gradisce l'intrusione e lo invita a lasciarli in pace. Thomas insiste e, fingendo di non saperne alcunché, si fa raccontare da Hope della notte d'amore con Steffi. L'atmosfera si scalda, ma la Logan invita i due a calmarsi. Liam così, tra le lacrime, non nasconde di amarla ancora profondamente. Hope conferma che anche per lei è la stessa cosa e scoppia in un pianto liberatorio. Martedì 4 agosto 2020. Steffi da sola con Liam si assicura che Phoebe e Kelly siano tranquille in attesa della loro prima notte del 4 luglio. Poi i due si soffermano a parlare di Thomas. Steffi non vede tanta malignità nel fratello e crede che sia utile per Hope frequentarlo. Il giovane Spencer invece è molto preoccupato. Thomas si avvicina a Hope, la quale è immersa nei suoi pensieri. Ad aspettarli fuori ci sono Brooke e Ridge, felici di festeggiare con lei e il piccolo Douglas. Piangendo la ragazza pensa a Beth e al fatto che se la bambina fosse sopravvissuta, lei e Liam sarebbero ancora insieme. Nel frattempo al piano di sopra Douglas chiede al padre se Caroline è felice e se mai un bel giorno tornerà. Thomas cerca di fargli capire che ciò non accadrà. Pertanto vuole che la sua nuova mamma diventi Hope. Quindi gli chiede un piccolo aiuto. Liam osserva i fuochi insieme a Steffi. Liam è assorto nei suoi pensieri e dice ad Hope che la morte di Beth ha cambiato tutto. Solo un anno prima era abbracciato ad Hope e insieme fantasticavano sulla loro piscina. Poi, facendo commuovere Steffi, afferma di sentire Phoebe come figlia sua. Douglas e Thomas intanto si uniscono alla giovane Logan per vedere i fuochi. Lei ammette di essere felice di poter condividere quell'emozione con Douglas. Quest'ultimo guarda prima il padre e a un suo cenno si infila la mano in tasca e racconta di come si sente da quando c'è lei nella sua vita. Poi apre una scatolina con dentro un preziosissimo anello e le domanda se vuole diventare ufficialmente sua madre. Hope e Thomas si guardano negli occhi. La giovane è incredula. Lui si finge all'oscuro di tutto. Mercoledì 5 agosto 2020. Hope è senza parole, emozionata dal dolcissimo gesto di Douglas. Thomas prende la parola e nega ogni suo coinvolgimento. Precisa che suo figlio è un bambino molto sveglio e attento e ha colto il momento migliore per chiederle di diventare la sua mamma. Brooke è con Liam e parla dell'enorme preoccupazione che la sta attanagliando da quando Thomas non fa altro che stare addosso ad Hope. Liam ammette di avere le sue stesse preoccupazioni e la Logan gli rimprovera di essere finito a letto con Steffi. Poteva evitarlo. Adesso non ha fatto altro che avvicinare ancora di più Thomas ad Hope. A un tratto il bambino si unisce a entrambi e dice felice di aver chiesto a Hope di diventare sua madre, porgendone l'anello di fidanzamento che le ha comperato Thomas. Brooke e Liam si guardano sbigottiti. Alla Forrester Zoe chiede a Xander di uscire un po', ma lui non se la sente dopo quanto accaduto ad Emma.
Il giovane vorrebbe raccontare a Hope tutta la verità sullo scambio di culle. E non solo, anche consegnare Thomas alla giustizia. Pertanto propone alla sua amata di liberarsi almeno di quest'ultimo peso e di recarsi a visionare l'auto del Forester per vedere se ci sono segni di speronamento. Subito dopo si reca da Charlie, al quale chiede di visionare i filmati della sicurezza. Ed ecco che Xander ha la possibilità di vedere alcune importanti immagini relative al giorno in cui si è consumato l'omicidio. Vede chiaramente la Barber correre verso la sua auto, seguita da Thomas a tutta velocità. La Vant non ha dubbi, il Forester è un assassino a piede libero. Giovedì 6 agosto 2020. Liam è intenzionato a fermare Hope prima che commetta l'errore più grande della sua vita. Arriva Ridge e Brooke gli racconta velocemente quanto sta per accadere. Lo sedista difende il figlio e la Logan non può credere alle sue orecchie. Ridge, spazientito, chiede alla moglie di non interferire nelle scelte dei figli. Hope poi sembra quasi offesa nel sentirsi dire che deve dimenticare il passato perché non ha nessuna intenzione di farlo. Beth, anche se non c'è più, continua a far parte della sua vita. Poi, rivolgendosi a Thomas, accetta di diventare sua moglie. Quindi si reca nella sua stanza e scoppia in un pianto liberatorio, pensando al suo matrimonio finito con Liam. Thomas, quando tutti vanno via, raggiunge la Logan e inizia a baciarla. E fa capire di volere di più. Lei afferma che non si sente pronta per un passo del genere e lo invita a ritornare accanto al figlio. Xander guarda il video che potrebbe incriminare Thomas, sempre più sicuro che sia stato lui a uccidere Emma. Charlie ritorna in quel preciso istante e lo sente parlare sottovoce. Poi il ragazzo raggiunge Zoe nell'ufficio stilisti e le assicura di essere in possesso di prove schiaccianti. Il bel modello però è perfettamente consapevole che deve mettersi in cerca di altre prove e precisa che lo farà. Qualche ora più tardi, Xander è nella proprietà di Brooke. Senza farsi scorgere, si introduce nell'auto di Thomas e interroga il GPS lì presente per capire quali strade ha percorso il ragazzo il giorno del tragico incidente della Barbara. Il sistema mostra una lunga sosta a Mulholland Drive, il luogo dove si è consumato il dramma. Per la Vant non ci sono dubbi, è il figlio di Ridge l'assassino. Venerdì 7 agosto 2020. Zoe continua a credere che Thomas sia innocente ed è fermamente convinta che non sia arrivato ad uccidere la Barber. A un tratto la discussione si fa molto accesa e il giovane Vant pretende di sapere dalla sua fidanzata perché si ostina ancora a difendere un assassino. E dice di voler andare fino in fondo questa volta. Nessuno potrà fermarlo. Liam contatta Hope nella speranza che abbia rifiutato la proposta di matrimonio di Thomas. Steffi, messa al corrente di tutto, difende nuovamente il fratello, certa che non abbia manipolato il figlio. Una telefonata proveniente proprio da Thomas li interrompe. Sposerà la Logan. Ridge nel pomeriggio rincasa e nota che il figlio è stranamente euforico. Lui gli racconta della proposta e di come Hope abbia accettato senza esitare. Sa bene che Brooke non sarà felice di questo grande evento, ma a lui importa poco. Ama Hope e sarà così per sempre. Ridge si congratula con lui ma gli dice che la mamma di Douglas resta Caroline e che va commemorata. Brooke intanto fa un salto nella dépendance per capire come mai Hope non risponde ai suoi messaggi. Qualcosa non va? La giovane così le rivela che presto sposerà Thomas. Sconvolta, la Logan dice di non credere che un matrimonio senza amore sia quello di cui Douglas abbia bisogno. Il confronto si fa molto aspro e alla fine Brooke, sconfitta, va via. Poco dopo, ecco sopraggiungere Liam, al quale la ragazza dice che aver saputo che è stato a letto con Steffi le è stato d'aiuto, anche se sembra assurdo. Ha aperto gli occhi e ha capito che deve rifarsi una vita con Thomas, che Douglas merita una mamma. Lo Spencer è sconvolto dalle sue parole e le ricorda che sta per unirsi ad un uomo che non ama. Poi lo prega di togliersi l'anello e di non fare lo sbaglio più grande della sua vita. Anticipazioni Beautiful, puntate di ottobre 2020. Ridge e Shauna, primo bacio. Scoccherà la scintilla dell'amore tra Ridge Forester e Shauna Fulton. Ad annunciarlo sono le nuove anticipazioni Beautiful sulle puntate che ci emozioneranno in autunno e più precisamente nel mese di ottobre 2020. Vedremo che al termine di un party a Villa Forester, Ridge si ritroverà nel letto Shauna e la bacerà con passione. Lo stilista pare che dimenticherà in fretta Brooke, il cui matrimonio entrerà in una crisi senza precedenti.
Ridge e Brooke sempre più lontani. Negli appuntamenti che ci emozioneranno nel mese di ottobre 2020, Shauna Fulton riuscirà a compiere un passo molto importante per avvicinarsi a Ridge Forrester, per il quale nutre una forte e indiscutibile attrazione. La Fulton si sentirà sempre più presa dallo stilista, soprattutto dopo aver ascoltato il suo sfogo al Bikini Bar riguardante il suo matrimonio in crisi con Brooke. Ridge e la moglie, infatti, saranno in netto disaccordo sulle posizioni da adottare con Thomas quando lo scambio di culle verrà finalmente alla luce e quando si scoprirà che il giovane abbia pressato e minacciato coloro che ne erano venuti al corrente prima di lui per salvare la sua love story con Hope. E la situazione peggiorerà quando Ridge scoprirà di un incontro tra Hope e Brooke per manipolare Thomas e ottenere la custodia esclusiva sul piccolo Douglas. Dunque tutti questi accadimenti giocheranno a favore di Shauna, che almeno in un primo momento diventerà una sorta di confidente per il Forrester, al quale racconterà tutti i dissapori con Brooke. Ridge inoltre non farà salti di gioia quando si renderà conto che è stata Brooke e non Hope a far preparare i documenti dell'adozione, da far visionare e poi firmare a suo figlio. L'uomo paragonerà il comportamento della consorte a quello che Stephanie in passato aveva avuto con la stessa Logan. Questa affermazione ovviamente non piacerà alla madre di Hope e sarà a lungo questa scia che la Fulton guadagnerà sempre più terreno con Ridge, al punto da condividere con lui un significativo momento di vicinanza. Brooke inoltre troverà nella sua battaglia appoggio in Steffi, la quale accuserà il fratello di aver giocato sporco e di non averla messa preventivamente al corrente della vera identità di Phoebe, dalla quale si distaccherà da un giorno all'altro per consegnarla alla sua vera mamma. E non se la sentirà nemmeno di ospitare il padre e il fratello a Malibu. Ridge dunque si sistemerà con il figlio da Eric e Quinn, mentre la Forrester, pur apprezzando i nuovi bozzetti realizzati dal consanguineo, chiarirà al genitore di non essere ancora pronta a perdonare entrambi. Thomas nel frattempo studierà come acquisire sempre più prestigio alla Forrester Creation e, approfittando della crisi tra Xander e Zoe, proverà ad avvicinarsi emotivamente a quest'ultima, facendole capire di volerla includere nei suoi piani per il futuro, non solo professionali. Nel frattempo Eric e Quinn, al settimo cielo per la presenza di Ridge e Thomas, organizzeranno un party in occasione di Halloween che sarà ricco di sorprese. Timidi spoiler annunciano che alcuni dei presenti subiranno degli scherzi, altri invece saranno minacciati. Tra gli invitati vi sarà anche Shauna Fulton, che approfitterà dell'occasione per lamentare a Ridge l'interesse per lui. Alla festa infine sarà presente anche Hope e non Brooke e Liam, che preferiranno restare a casa. Vedremo che la ragazza tenterà di convincere Thomas ad accettare, se non l'adozione o la custodia completa, almeno quella congiunta del piccolo Douglas. Il Forrester come la prenderà? Pare non nel migliore dei modi. Liam invece, senza preventivamente parlarne con Hope, deciderà di portare Beth da Steffi e Kelly. E la cosa non sarà ben gradita dalla bionda Logan. Shauna sarà la nuova fiamma dello stilista? Ritornando al party di Halloween, sappiamo che si tratterà di una festa in maschera, dove Quinn e Shauna coglieranno l'occasione anche per riappacificarsi. Ebbene sì, alla scoperta dell'intrigo di Reese e Flo, le due amiche litigheranno pesantemente, al punto che Shauna verrà cacciata via da Villa Forrester, mentre Flo consegnata alla giustizia. La situazione si capovolgerà a seguito di un malore di Katie che renderà necessario un trapianto di rene. A donarlo alla zia sarà proprio Flo, uscita nel frattempo dal carcere. La ragazza e Shauna, con questo gesto, saranno riaccolte dai Forrester e Quinn sarà più libera di continuare a trascorrere il tempo libero con la sua vecchia amica. Shauna dunque tornerà a vivere sotto lo stesso tetto di Quinn ed Eric e Ridge, nel rivederla, resterà molto sorpreso. Inoltre la spiazzerà con una reazione inaspettata. Come precisato da Thorsten Kay, l'attore che veste i panni del bel Forrester, il suo personaggio troverà molto rassicurante e appagante avere a che fare con una donna dopo la rottura con Brooke. E sarà così che scatterà un bellissimo bacio. Nei giorni a venire, infine, Brooke si sfiderà alla fede e la riconsegnerà al consorte, segno inequivocabile di un allontanamento da lui a seguito di divergenze difficili da appianare. Riguardo al bacio, invece, sappiamo che esso non arriverà subito alle orecchie di Brooke e che, alla fine del party, Ridge si ritroverà Shauna a letto e sarà in tale piccante circostanza che arriverà a sfiorarle le labbra. E voi, cosa ne pensate?
Shanna e il bel figlio di Eric formeranno la nuova coppia di Beautiful? Vedremo! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti!